non è per i tifoni. Capitan Gattini, ci stava facendo uno scherzo con una maschera. Era una stupida maschera. Vittorio! Vittorio, dove sei? Ti senti bene? Che stai facendo? Vittorio! Aiuto! Vittorio! Vitto Family, ciao a tutti! Io sono Pepe e oggi abbiamo un problema gravissimo. Stiamo facendo la sfida di Capitan Gattini. Abbiamo trovato questa maschera nell'armadio. Prima ci faceva paura e poi ci abbiamo giocato. E all'improvviso Vittorio aveva il naso nero, poi gli occhi neri e poi la bocca ha cominciato a fare bleh. A quel punto ho pensato, forse Vittorio è un lupo mannaro. Se lui è un lupo mannaro, mi vuole mangiare, aiuto! Lo sentite? È lì fuori. Parliamo a bassa voce, che se ci sente è finita. Allora, prima lo stavo cercando e l'ho trovato che stava tutto quanto così, che stava tipo mangiando qualcosa. Però lo dobbiamo far tornare normale. Cioè, io non mi posso tenere Vittorio, lupo mannaro. Che faccio poi? Poi lo devo portare a spasso. Mi bava, si mangia le cose schifose. Ma io voglio solo il mio Vittorio indietro. Dobbiamo salvare Vera. Povera Vera, tutta sola. Vittorio così è una tragedia. Però Vitto Family, non ci dobbiamo perdere d'animo. Noi faremo tornare Vittorio normale. Senza farci sbranare però, perché altrimenti lì diventa un vero problema. Pensiamo. Ho finito le sedie e non ho ancora un piano. E prima cosa, andiamo a vedere cosa sta facendo. Mi armerò di un martello gigante per suonarlo in caso di emergenza. Di un elmetto. No, non mi entrano le orecchie. Una pistola d'acqua scarica che andremo a riempire. Siamo pronti. Andiamo! Vitto Family, abbiamo la pistola carica. Andiamo. L'ultima volta che ho visto Vittorio era nel salone. E... ci riproviamo, Andiamo in perlustrazione. Lo sento, ma non lo vedo. Vedo una cosa rossa. Ci dobbiamo nascondere! È andato! Ci dobbiamo nascondere! Siamo nascosti. Lo vedete? Si sta comportando in maniera più strana del solito. Sono nascosta nell'armadio con i vestiti puzzolenti di Vittorio, che adesso puzza ancora di più. Lui è nella stanza e non mi deve assolutamente trovare. Nello scappare ho perso la pistola. Siamo disarmati. C'è Vittorio qui fuori che si sta annusando. Cosa sta cercando? Sta vedendo quanto puzza. Si gratta i piedi. Ha trovato un indizio? No. Non è abbastanza intelligente per trovare un indizio. È stupido pure da lupo mannaro, è incredibile. È finito vicino all'armadio. È così vicino. Vitto, fammi aiuto. Vitto, fammi aiuto. Lo vedete? Sta battendo contro l'armadio. Vitto, fammi, stiamo terrorizzando. Vitto, fammi aiuto, dove sei? Sembra che la sua attenzione sia stata spostata altrove. Quindi adesso usciamo. Ti piace? Sì? I lupi mannari sono tipo dei cani giganti, no? Guarda qua, bello! Vai, prendi! Vai! Ciao! Vitto Family, non abbiamo risolto proprio niente. Il lupo mannaro è ancora fuori la nostra porta e adesso ha un coso squishy con cui giocare. Adesso torneremo a spiarlo, stavolta senza armi, perché non ci sono servite a niente. Cioè, io avevo due cose in mano e non ne ho usata nessuna. E andiamo a vedere cosa sta facendo, così magari scopriremo perché è diventato un lupo mannaro. Ok, siamo un'altra volta nel salone. Sentite
questi rumori schifosi che lui fa. Stiamo entrando nel salone e intravedo una zampa ex gamba di Vittorio. Ci dobbiamo nascondere. Che fatica nascondersi. Ok, dietro questo muro non ci vedrà. Che sta facendo? Parla con la maschera. Sì, padrone. Sì, padrone. Vittorio, fammi, forse ci potrebbe aver visto. Scappiamo. Vitto Family, io sono tornata in un luogo sicuro e ho notato una cosa stranissima. C'era Vittorio, versione lupo Vandaro, che stava parlando con la maschera, no? E lui diceva, sì padrone, forse la maschera l'ha tipo ipnotizzato e lui pensa di essere un lupo Vandaro, però non è davvero un lupo Vandaro. Quindi, se prendiamo la maschera e la distruggiamo, forse Vittorio tornerà normale e potremo ritornare a mangiare, a giocare e a salvare Lera, che ancora ci aspetta, poverina. Per distruggere la maschera dobbiamo distrarre Vittorio. E c'è una cosa a cui lui non può resistere assolutamente: i biscotti! Quindi entriamo in cucina senza farci sentire e prendiamo un pacco di biscotti. Siamo invisibili vicino al muro. Codito! È tutto buio. Allunghiamo il braccio per accendere la luce. Adesso abbiamo i biscotti e la parte difficile deve ancora arrivare. Di là. Ok, metterò tanti biscotti in fila e lui li seguirà lontano dalla maschera. Così noi entreremo dall'altro lato e distruggiamo la maschera. Con che cosa non lo sappiamo ancora, ma la distruggeremo. Bello pacchiotto! Vitto Family, ce l'abbiamo quasi fatta! E adesso cosa faccio con questa maschera? La devo distruggere in qualche modo e poi puzza ancora tantissimo! Vitto Family, ha avuto un'idea! Ta-da! Il forno! Il forno è tipo caldissimo, no? E quindi magari la brucia tutta! Una bella infornata di maschera di lupo! Entra bene qua dentro, per favore! Questa cosa puzza così tanto che neanche il coso... Oh! Ciao ciao maschera di lupo! Allora, la maschera è finalmente bruciata. Qui c'è Vittorio. Si sta comportando ancora... Fefe! Ti stavo cercando da un sacco di tempo, che fine hai fatto? Tu mi stavi cercando? Io? No, io sto mangiando i biscotti, vedi, ne ho preso anche uno per te. Grazie. Sempre come se avessi visto un fantasma. Più un lupo Vandaro. Un lupo? La maschera del lupo, ma era la maschera, non era il vero lupo. Sì, diciamo pure così. Stai nascondendo qualcosa? Io? No. Abbiamo vinto la sfida di Capitan Gattini? Non lo so. Capitan Gattini, abbiamo vinto la sfida? Credo proprio di sì, maledizione! Non sei più il lupo Vandaro, com'è possibile? Lupo Vandaro, ma di cosa sta parlando? Vittorio, è una lunga storia. Abbiamo vinto tutte e tre le sfide, Vitto Family! Possiamo salvare Vera! Sì! Biscotto è mio. Ma vuol dire è mio, lo stavo mangiando io! E adesso facciamo metà e metà, questo è un po'. Ma già metà mia questa! Va bene. Io sono Vittorio. E io sono Fefe. Ciao. Se volete diventare anche voi dei veri e propri membri della Vitto Family, dovete avere assolutamente le magliette ufficiali. Per avere la maglietta ufficiale della Vitto Family con l'autografo, basta andare su vittorioloffredo.it e la maglietta ufficiale arriverà dritta dritta a casa vostra e diventerete dei veri e propri membri della Vitto Family. Vittorioloffredo.it. Vi aspetto lì, ciao!